Ciao a tutti, oggi andremo a realizzare una tartare di salmone, nel particolare questa, posizionata su un letto di avocado. Bene, ora vado a mostrarvi gli ingredienti che vi serviranno. 200 g di filetto di salmone, la punta di un cucchiaino di erba cipollina, il succo di mezzo limone, 2 cucchiai di birra. Naturalmente io utilizzerò la birra artigianale fatta da me in casa, 70 ml di olio extravergine di oliva, del pepe bianco, un cucchiaino di sale e mezzo avocado. Per prima cosa andiamo a pulire il salmone. Allora, prima di tutto, come vedete, io l'ho già inciso, togliamo le lische, ci sono ancora, e poi andremo a togliere la pelle. Una volta pulito andremo a tagliarlo a dadini fini battendolo col coltello e poi andremo a condirlo. Una volta tolte le lische, togliamo la pelle. Il grasso lo lasciamo attaccato. La pelle con il grasso la buttiamo. Controlliamo se c'è qualche lisca, non ce n'è, quindi possiamo andarla a tagliare e poi battere al coltello. Una volta tagliato a pezzetti, andiamo a preparare il condimento. In una ciotola versiamo il succo del mezzo limone, spremuto e leggermente filtrato, metà del sale, l'erba cipollina, il pepe e metà olio. L'altro lo utilizzeremo per condire l'avocado. Aggiungiamo 2 cucchiai di birra, adesso vado ad aprirla. Uno. Naturalmente è bella gasata, visto che è rifermentata in bottiglia. Quella che avanza non la buttiamo, ma la utilizziamo per berla mentre ci gustiamo il nostro salmone. Diamo una bella mescolata. Una volta che l'olio si è emulsionato con gli altri ingredienti, versiamo il salmone. Se pensate che il condimento sia troppo, dopo andrete a prelevarlo con la forchetta, così che un po' di condimento rimanga nella ciotola, quello in eccesso. Bene, passiamo all'avocado. Mentre il nostro salmone sta marinando, andiamo a pulire l'avocado, a tagliarlo a pezzetti e a condirlo. Quindi togliamo la pelle, questo è bello maturo. Una volta pulito, lo tagliamo a pezzetti. Lo raccogliamo, lo mettiamo in una ciotola e lo condiamo. Aggiungiamo un po' di sale e un filo d'olio.
quindi 70 ml di olio ne avrete anche d'avanzo. Bene, ora andiamo a preparare il nostro piatto. Per impiattare una tartare solitamente si usa il coppapasta. Siccome non tutti ce l'hanno, io vi mostrerò come farlo senza il coppapasta. Allora, se avete il coppapasta, prendete il piatto dove dovete impiattare, mettete il coppapasta, versate prima l'avogado e poi il salmone, togliete il coppapasta e il nostro piatto è pronto. Se invece non avete il coppapasta, prendete una ciotola di vetro come questa. All'interno vi mettete una pellicola in questa maniera, che sia ben aderente, quindi non ci devono essere vuoti. L'attaccate così. Naturalmente qui partirete al contrario, metterete prima il salmone e poi l'avogado, perché questa andrà girata. La pellicola ci servirà a poter estrarre il tutto, altrimenti rimarranno le cose attaccate alla ciotola. Quindi, preparata la ciotola, prendiamo il nostro salmone. Come vi ho detto, cerchiamo di non prendere troppo sughetto, quindi lo scoliamo un po'. Vedete, è avanzata la marinatura. Bene, appiattiamo la nostra tartare di salmone. Questa maniera e completiamo con l'avogado. Se volete, visto che è un piatto che si mangia freddo, potete metterlo in frigo, in questa maniera rimarrà un po' più rappreso e poi andremo a posizionarlo nel piatto e a decorarlo. Dopo averlo lasciato riposare in frigo almeno un quarto d'ora, andiamo ad impiattarlo. Posizioniamo sopra il piatto in questa maniera, bene al centro, e andiamo a capovolgere. Come vedete, si è già staccato. Rimuoviamo la ciotola e la nostra tartare è impiattata. Possiamo decorare con un po' di erba cipollina in questa maniera. Bene, ora andiamo ad assaggiarla. Bene, una volta impiattata andiamo a gustarcela. Io l'assaggerò per voi. Naturalmente prenderò sia un po' di salmone che un po' di avogado, perché i due gusti si devono sposare insieme. Molto buona. Bene, mentre io mi mangio il mio pranzo, quindi mi finisco la mia tartare. Vi saluto tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!